Un passo indietro del Chieti, si ferma a 3 la striscia di risultati utili, vince come all'andata il Monte Giorgio 1-0, questa volta la decide Diop, una vittoria che rilancia i rossoblù dopo il KO nel recupero con il Cinzia Albalonga. Torna dal primo minuto in campo Morotola, Massawood in panchina, nel Chieti c'è Marco Di Marzio in tribuna, lo squalificato Mauro Chianese, solito 3-5-2, in attacco Riosa e Cesario nel 4-3-3 di Gabriele Baldassarri, non c'è l'infortunato Albanesi che ha deciso la partita di andata. Assenti nel Chieti Mollica e Di Renzo, mentre regolarmente sul terreno in gioco il capitano Spinelli, che risulterà il più insidioso del Chieti dalle parti di Lorenzo Forconesi. Prova a non far rimpiangere Pampano il giovane Cardoni, autore di una buona prestazione. Con le immagini di Galvano Coppa siamo già nella ripresa, non incide l'attacco del Chieti. Allora Di Marzio ne cambia 3 all'intervallo, dentro Rossi, Bordon, alla prima allo stadio Angelini, e Mancini, fuori Cesario, Massawood e Riosa. Anche se il Monte Giorgio a creare i maggiori pericoli ad inizio secondo tempo, da registrare le proteste di Tenko Rang, il quale reclama un calcio di rigore e poi tensione con Salto, non c'è nulla secondo Clemente Cortese della sezione di Bologna. C'è un calcio d'angolo per il Monte Giorgio, il Chieti soffre dall'inizio del campionato le palle inattive, lo dimostra ancora Ismaila Diop, roccioso in difesa, decisivo in area di rigore in proiezione offensiva, e su il gol che sblocca l'incontro. Il Monte Giorgio è avanti, il gol siglato da Diop. A questo punto il Chieti accenna la reazione, testa di Bordon, fuori bersaglio, ci prova l'attaccante neroverde, così come Spinelli, qui fermato in posizione di fuorigioco. Il capitano prova in tutti i modi a festeggiare con una marcatura il suo compleanno con il destro dalla distanza. Il Monte Giorgio prova a sfruttare gli spazi concessi, contropiede con Tenko Rang, anticipato da Serra con ottimo tempismo ad evitare lo 0-2. Non cambia la sostanza, perché il Monte Giorgio vince ancora contro il Chieti. 6 punti in 2 partite contro i neroverdi allo stadio Angelini. Chieti 0, Monte Giorgio 1.